Il primo istituto scolastico a fare i conti con il Covid-19 era stato l'istituto comprensivo Dovizzi di Bibbiena. Due le persone del personale ATA risultate positive al coronavirus, una notizia che aveva subito determinato la chiusura dell'intero istituto. Adesso arriva la notizia che altri tre dipendenti dello stesso istituto sono risultati positivi, già a contatto degli altri due, in totale dunque sono cinque. Ecco, purtroppo non è il primo episodio che si verifica all'interno del vostro istituto. Purtroppo non è il primo episodio, infatti l'8 marzo scorso avevamo avuto notizia di una insegnante proprio di questa scuola risultata positiva e all'epoca le quarantene messe furono per tutta la scuola, ovvero 250 solo di alunni più tutto il personale, quindi purtroppo è un secondo episodio non bello per noi. All'epoca andò molto bene e anche perché, soprattutto perché tutte le persone tra famiglie collaborarono molto e tutti rispettarono le regole. Quindi il mio è anche un invito, anche in questo caso, per tutti, rinnovo l'invito ad avere prudenza, utilizzare buon senso, perché solamente così possiamo sconfiggere questo virus. L'Istituto Dovizzi dunque non riaprirà il 14 di settembre ed è prevista la didattica a distanza per tutti e 600 gli studenti. Per il momento in presenza ripartiranno dunque soltanto l'Istituto di Soci e l'ITIS.